Ho sentito una grande emozione, soprattutto quando abbiamo cambiato paesaggio, dal paesaggio frenetico che c'è qui vicino alla scuola a un paesaggio molto più silenzioso e pieno di vita e natura. Mi sono arrivate sensazioni che raramente mi arrivano al cuore. Che cosa è arrivata al tuo cuore? Al mio cuore è arrivato un sentimento molto forte, che è quello di essere molto contenta di aver conosciuto posti nuovi e immersi nella natura e con molti animali, e invece del solito posto con case e edifici molto ampi. Io mi sono sentito molto felice perché, come ha detto Clevisa, era la prima volta che sono uscito con tutta la mia classe. Una cosa che mi è piaciuta molto è essere uscita con i miei compagni in un posto molto bello che è la natura, e comunque mi sono divertita e ho anche provato una grande sensazione di libertà dagli impegni che ho solitamente e quotidianamente. La prima parte del viaggio la colorerei di un grigio verso il nero, che significa la freneticità di questa nostra società e il mattone delle case. Io vedevo un paesaggio come vuoto, che era deserto. Invece nella seconda parte verde un chiaro che è l'erba che abbiamo visto e anche di marrone la terra che abbiamo visto. Però la seconda parte la colorerei di bianco e di rosa, che erano le varie sfumature dei fiori di mandorlo. Io la prima parte la colorerei di colori scuri perché c'erano rumori molto forti, mentre dall'altra parte, quando si è andati nella natura, la colorerei di colori vivaci, cioè accesi. Io ho sentito vari suoni, soprattutto quello degli uccelli che cinguettavano e il rumore delle macchine che passavano. E sentivo continuamente un rumore strano. Quale? Non l'ho potuto specificare, non sono riuscita a specificarlo. Quello che ho sentito in mio però è stato il cinguettio degli uccelli, perché era coperto dagli altri due. Io ho sentito dei rumori sia forti che lievi, come il vento che faceva muovere le foglie, il loro fruscio. Io ho sentito i passi pesanti che avevano alcuni di noi, che sembravano soldati. Delle finestre che sbattevano, un cane che abbaiava e anche gli sportelli delle macchine. Quali sono state le tue emozioni? Che quando mi sono emozionato quando ho sentito la natura e quando hanno parlato alcuni con i miei compagni. Io in questo viaggio ho provato molta felicità guardando anche il cielo, le colline. Poi, anche perché ero vicino dei miei migliori amici e migliori amiche,
sono stato, cioè ero sicuro. Mi è piaciuta questa camminata, questa passeggiata, e cioè sarei stata colpita dai paesaggi che abbiamo visto. E poi mi sono ritrovata in un paesaggio che mi piaceva molto perché era in mezzo alla natura e abbiamo scoperto un paesaggio nuovo. Allora, mentre facevo questa passeggiata mi sentivo libera da ogni impegno. E, cioè, come se fossi in una nuvola e... cioè, a casa mi sentivo. E invece della sua solita... delle solite mura, mattoni, cemento, asfalto, vedevo un posto nuovo che, anche se io abito più o meno lì, comunque mi sentivo bene. E poi quando stavo in silenzio, la mia testa era vuota da ogni pensiero, da ogni preoccupazione, compiti. Mi piace molto perché magari le cose che sono accadute nel passato, conoscendole, si fa in modo di non, che non si verifichino più in futuro. Se sono cose sbagliate, se sono cose belle, ovviamente, cioè, speriamo che si verifichino di nuovo.